Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Vi voglio presentare una ricetta della mia terra, l'Abruzzo. Godetevi la spiegazione e la preparazione di questo piatto e poi a fine video vi dirò un po', magari, qualche curiosità. Ci vediamo alla fine del video. Allora, ora vedrete alcuni ingredienti. Inizialmente ci sono quelli per il soffritto e poi vedrete i vari legumi utilizzati e le varie verdure. Sia legumi che verdure sono stati tutti cotti separatamente. Poi il trucco della ricetta, la buona riuscita della ricetta, consisterà nel giusto assemblaggio, nel giusto calcolo di tempi, per poter fare in modo che tutti quanti gli ingredienti della ricetta raggiungono il punto di cottura ideale nello stesso momento. Ecco, si basa tutto su questa difficoltà, la realizzazione positiva o negativa delle virtù. Questo piatto si chiama le virtù. Il motivo per cui hanno questo nome sono, diciamo, ognuno si esercita a dire la propria. Qualcuno dice che risalga a tempi romani, qualcuno dice che fa riferimento alla virtù della pazienza di cui necessita, di cui si deve armare per poter fare appunto questo piatto, visto che è molto laborioso e richiede molto tempo, e altri dicono addirittura che siccome erano fatte da 7 donne, ogni donna metteva la sua virtù all'interno della preparazione di tal piatto, e quindi diciamo che non esiste una storia unica, ne esistono tante, ognuno un po' poi sceglie quella che gli piace di più. Si fanno assolutamente solo il 1º maggio ed è una ricetta prettamente teramana. Fa parte della cucina abruzzese, ma è di Teramo. Fuori dalle mura di Teramo è difficile trovare qualcuno che faccia questa ricetta. Si fa soprattutto nei ristoranti, ma che ovviamente non utilizzano tutti gli ingredienti che vedete qui, ne utilizzano di meno. E poi c'è chi la realizza nelle varie case, nelle varie famiglie, per tante persone, in base un po' ognuno ci mette il suo gusto, qualcuno aggiunge tortellini, qualcuno oliva scolana, qualcuno utilizza delle erbe, altri altri. Insomma, è una ricetta che varia molto, ma le basi, il canone su cui noi ci siamo affidati è quello di un ricettario del 77. Vai. Borragine, papavero, scrippino, ortica, Basta, poi. Vietole, spinaci. rape, cicorie. Pallotte. Pallotte, va bene. Questo che cos'è? Queste sono le cicorie. Cicorie. Cannellini. Cannellini, moscata, quanto ci carciofi, serve? piselli, maggiorana, timo e un po' di salvia, zucchine, cavolo bianco, cavolfiore, Fave. fave, lenticchie, lenticchie, finocchio. Misericordia. Questi che sono? Borlotti. Misericordia. Borlotti non è che. No, questi qui sono fagioli di Corona, questi occhiutelli, qua sotto ci stanno dei ceci di Navelli, Ah sì, ceci selvatici, ceci rossi che l'hai già fatti. e la Roveia. Allora, e quello invece là, là. Quella è Questa è la la misericordia. Misericordia, Misericordia. detta anche barba del E poi c'è prete. anche la noce moscata. moscata. Chiodi di garofano. Di garofano, questi sono quelli spagnoli, i ceci e questi sono i borlocchi. Questi sono borlotti. Una cosa leggera, zii, che cos'è qua? Lardo. Burro e olio. Questo è dietetico. Sì? Vi spiego le varie fasi della ricetta. Come avete visto, c'è il soffritto di strutto, burro e olio. Si aggiungono erbette, come vedete. Dopodiché, sempre al soffritto, vengono aggiunte cipolla, aglio, carota, sedano. Vedete qui anche patate e prezzemolo. Si fanno 2-3 soffritti dentro questa padella e poi tutto viene aggregato in una padella più grossa. Ovviamente nel soffritto viene aggiunta i cubetti di prosciutto crudo e la cotenna di maiale. Tutto è cotto separatamente prima per poi essere aggregato in questo momento. Si aggiunge il brodo di maiale, come vedete, il composto è molto più liquido. E adesso viene la fase di accorpare le verdure. Verdure che avete visto prima, che vengono tagliate tutte quante e aggiunte al composto. Si aggiunge acqua di cottura di fagioli bianchi e salsa di pomodoro e piano piano vengono accorpati tutti quanti i legumi e le verdure, quindi fave, piselli, vari tipi di ceci, di fagioli, eccetera, eccetera. Vedete?
è un lavoro soprattutto di assemblaggio, giusto assemblaggio, prima il soffritto, poi le verdure, poi i legumi e infine quando raggiunge la giusta consistenza tutto quanto il cereale tutto si fa a parte, come vedete, la pasta, prima quella fresca ovviamente che viene messa qui, non si completa la cottura nella prima fase, ma si completa la cottura qui dentro, quindi bisogna portare tutti gli ingredienti ad avere la cottura finale nello stesso momento, un lavoro di tempi incredibile, e dopo la cottura, e dopo la, appunto l'aggiunta della pasta fresca, si aggiunge anche la pasta secca di varie qualità, come vedete, ci sono orecchiette, mezze tagliatelle, conchiglie, farfalline, e poi ogni casa teramano, ogni ristorante, perché si fa anche nei ristoranti, ci aggiunge quello che vuole, anche a volte olive scolano, tortellini. Come ho detto, si possono mangiare nei ristoranti, ma è molto più bello farlo in famiglia, anche se non sono in tanti quelle famiglie che lo fanno. Dopo una giornata iniziata alle 6:30 del mattino per fare le virtù, il famoso piatto solo teramano, mi prodigo al primo assaggio. Cerchiamo di farci entrare tutte le verdure, tutti i legumi, tutte le paste. Madonna, ma che è com'è? È pazzesco, ragazzi, com'è? Più pazzesco. Secondo piatto per Dellimello. Guarda, in questo piatto, proprio in questo cucchiaio qui, vedi Lisa, riprendi meglio il cucchiaio, c'è proprio il prosciutto crudo, la cotenna, le verdure, la pasta. Ci ho messo anche un goccio di peperoncino a questo secondo carino. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Giusto due notiziole. Come vi ho detto, si mangia solo il 1° maggio, quindi il prossimo magari passate a Teramo e vi farò da guida. Ma perché proprio in questo periodo? Perché i contadini prendevano tutto quello che era avanzato, diciamo, della stagione precedente, tutti quindi i cereali, le parti del maiale finali, venivano utilizzati con i prodotti nuovi che arrivavano dai campi, e si creò questa ricetta che serviva per non sprecare niente, era appunto un momento di festa, perché comunque si fa in grande quantità. Infatti si mangia solo nei ristoranti o nelle famiglie che lo preparano per grossi numeri. Quello che avete visto più o meno bastava per 100 persone o giù di lì, anche un po' di più. Spero di avervi incuriosito. Come vedete, nel cibo si nasconde la storia, nel cibo si nasconde la cultura di un popolo. Fatemi scoprire ricette dei vostri luoghi, magari mettendo un video di risposta a questo. E ci si sente al prossimo video.